Anna Tatangelo sbotta su social e rivela chi è l'uomo della sua vita. Anna Tatangelo su tutte le furie su Instagram, i presunti flirt la fanno arrabbiare. Anna Tatangelo, stanca di tutti i falsi flirt che i giornali di gossip le hanno attribuito in seguito alla crisi con Gigi D'Alessio, ha perso oggi le staffe e ha scritto un breve post su social. Precisamente Anna Tatangelo ha caricato sul suo profilo Instagram un'immagine composta da quattro scatti che ritraggono ognuno un uomo con cui la Tatangelo, secondo i giornalisti, avrebbe avuto un piccolo flirt. Nell'immagine è comparso infatti Bob Ovieri, con cui Anna sarebbe uscita all'inizio dell'estate, Vincenzo, un suo amico con cui ci sarebbe stata per tutto il mese di agosto, il suo discografico, flirt dell'ultima settimana ed infine Jacopo, la sua ultima e presunta fiamma. Stanca di tutto questo parlare senza avere nessuna prova concreta, la Tatangelo ha quindi espresso testuali parole. Mi fate sapere anche quello della prossima settimana e quelli a seguire? La verità sul mio uomo? Andrea e basta. Insomma, per la giovane cantante non ci sarebbe che il figlio nato dalla relazione con D'Alessio, il quale da dopo la crisi con l'artista è sempre stato vicino alla madre, come testimoniano le innumerevoli foto che Anna ha caricato durante questa calda estate. Anna Tatangelo perde le staffe e rivela, la verità sul mio uomo. L'ultimo presunto flirt di Anna Tatangelo era stato lanciato dal giornale scandalistico di Alfonso Signorini Chi. La rivista aveva pubblicato ben due foto in cui Anna Tatangelo passeggiava felice insieme al suo agente Jacopo, il quale la avvolgeva teneramente con il suo braccio. I due, come scritto nel giornale, avevano partecipato prima alle registrazioni di Celebrity Masterchef e poi si erano recati al party di un famoso brand di gioielli, e in entrambe le occasioni sembravano veramente intimi. La relazione però sembrerebbe falsa, la Tatangelo ha infatti smentito il tutto attraverso i suoi social, in cui ha scritto un annuncio apparentemente ironico ma che nasconde anche una frecciata al veleno contro la rivista di Signorini e tutti coloro che hanno alimentato i vari gossip. Anna si era lasciata con Gigi D'Alessio all'inizio di questa estate e i due, dopo un annuncio sui social in cui avevano dato la spiacevole notizia ai loro fan, non si erano più visti, a parte un incontro casuale all'aeroporto, di ritorno dalle loro rispettive vacanze. Sia Anna che Gigi comunque attualmente sarebbero single e non avrebbero nessun interesse per un'altra persona, come ha ribadito la cantante, per lei c'è solo il suo Andrea, che è per lei l'uomo della sua vita.